Buon pomeriggio, un saluto da Elisa Angelica Ceccarelli e benvenuti a Linea Diretta, il nostro contenitore pomeridiano che ci tiene compagnia tutti i giorni dalle 15.30 alle 16.30, in questo momento in contemporanea su due canali, il 19 TVR Telitalia 7 Gold e il 77 TVR Più. Come sempre potete telefonare ai nostri ospiti per porre dei quesiti o semplicemente ascoltare. Vi ricordo che alle ore 19 ci sarà la replica di questa trasmissione sul canale 77, quindi potrete rivedere tutto, magari in compagnia dei vostri cari che erano a lavorare in questo momento. Ricordo il numero telefonico 055 89 464 44. Quali saranno gli ospiti di oggi? Inizieremo con il dottor Pierandrea Della Camera, che è un urologo e andrologo. Nella seconda parte abbiamo invece il dottor Fabio Norcia, che ci parlerà di medicina e come sempre porterà un argomento a suo piacere. Bene, detto questo, passo subito a salutare il nostro primo ospite, il dottor Pierandrea Della Camera, come ho detto urologo e andrologo, e la prima domanda che vorrei fare è proprio questa. Andrologia un po' si capisce, no? Andros in greco vuol dire uomo, anche se non tutti sanno il greco, ma insomma è una parola che si usa spesso. Ma l'urologo di cosa si occupa? Beh, l'urologo fondamentalmente è il medico di noi uomini, cioè il medico che tratta patologie inerenti al rene, inerenti alla vescica, inerenti alla prostata e diciamo all'apparato urinario praticamente in generale, insomma. Quindi il nostro campo è abbastanza vario, ecco. Ecco, invece l'andrologo cos'è? Una specializzazione ulteriore dell'andrologia? Questa è una bellissima domanda. È una bellissima domanda. Perché? Perché in passato esisteva una specializzazione in andrologia. Parliamo dei tempi del professor Menchini Fabris, cioè insomma circa 30 anni fa, 20 anni fa. Poi questa specializzazione è stata praticamente tolta e la maggior parte degli andrologi odierni sono nel 90% urologi. Però come noi andrologi più propriamente detti preferiamo, ecco, chiamare andrologi chi diciamo ha fatto poi un percorso e ha una certificazione da parte della Società Italiana di Andrologia come andrologo. Quindi nel senso, comunque, per potersi professare come andrologo servono comunque, ecco, serve un ranking, serve diciamo un certo diploma che viene rilasciato dalla Società Italiana di Andrologia, ecco, diciamo così, una sorta di specializzazione, diciamo su una specializzazione non riconosciuta più però a livello europeo, perché da quando siamo in Europa praticamente l'urologo si occupa di tutto, quindi non esiste più la figura dell'andrologo, quindi che fa un corso di specializzazione, ma ci sono poi dei master, ecco, diciamo master, così, e dei corsi poi dopo la specializzazione che praticamente ti danno la possibilità di poterti, ecco, professare come andrologo. Allora, dottor Della Camera, qual è l'argomento di cui vorrebbe parlare oggi? Cioè, di cui parlerà oggi? Allora, io in genere, ecco, quando scelgo gli argomenti porto sempre dei casi, ecco, che vedo poi in ambulatorio, no? E, ecco, uno dei casi che mi capita più frequentemente di vedere, ma anche perché mi occupo molto di andrologia, è proprio quello del pene curvo, cioè nel senso di persone che, ecco, spesso utilizzano un termine abbastanza, ecco, come dire, comico, cioè nel senso, dice, dottore, ma com'è possibile? Io dalla sera alla mattina mi sono svegliato e vedo il mio pene che ha iniziato a curvare, non è più dritto e ho difficoltà ad avere rapporti sessuali. Diciamo che generalmente questa patologia, perché parliamo di una patologia, a meno che non sia diciamo correlata praticamente ad un traumatismo penieno, è dovuta ad una patologia che si chiama sindrome di Laperonie, nome difficilissimo, però è una patologia che provoca una calcificazione del pene e il pene piano piano inizia praticamente a curvare e rende quindi impossibile. Non è una cosa che diciamo viene fuori fin dall'adolescenza o dalla pubertà. Questa è una domanda, ecco. Abbiamo una telefonata. Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, chi è in linea? Sì, Mauro da Firenze. Mauro, ha sentito, vuol parlare di questo argomento o vuol proporcene un altro? No, vorrei proporre il mio caso. Ah, dica pure, il dottore l'ascolta, dica. Ho 77 anni e mi alzo 4 volte la notte e dolore alla pancia. Cosa potrebbe essere? Dolore alla pancia? Mi scusi, faccio io la domanda per anticipare perché sono vicino al telefono. Ma va a menzionare dopo o no?
No, solamente il dolore perché questa urina mi dà fastidio alla pancia. Ecco, l'urina. Le pasticche della prostata. Ah, vuoi fare qualche domanda, dottore? No, allora generalmente. Allora dico di andare a rispondere, di andare a sentire al telefono? Sì, sì. Ah, senta, sì. Allora per comodità vado a sentire la risposta al telefono, va bene? Grazie. Cioè al televisore, scusi. Grazie, arrivederci. Allora, penso abbia capito bene il problema. Sì, diciamo nel senso che spesso e volentieri a noi non è che servono tantissimi dati, cioè un uomo di 77 anni che si alza 4 volte a notte per andare in bagno. Verosimilmente è una persona che ha una prostata un po' ingrossata. Diciamo il fatto di svegliarsi 4 volte per andare in bagno è una caratteristica comune ai soggetti che hanno l'iperplasia prostatica, cioè l'ingrossamento prostatico. Perché avviene questo? Avviene perché una prostata ingrossata tende con difficoltà a far svuotare la vescica, quindi la vescica di notte si riempie molto più facilmente e per questo motivo lei si deve svegliare più volte per andare in bagno. Oltretutto una prostata ingrossata generalmente tende ad essere anche infiammata, quindi sia un pochettino l'infiammazione sia un pochettino l'ingrossamento prostatico poi le danno questa sintomatologia diciamo fastidiosa. Ovviamente, come lei può ben capire, esistono dei rimedi sia farmacologici sia poi eventualmente anche dei rimedi chirurgici e addirittura anche radiologici da poco tempo per poter risolvere questa problematica o quantomeno lenirla, cioè quantomeno. E la cosa importante, però, ecco, perdo altri 2 minuti per chiarire questo argomento, poi si ripassa, è che non ricordo bene, il signor Angelo ha detto. Ora non me lo ricordo. Ricordo l'età, 77 anni. Comunque, il nostro telespettatore, ecco, quello che dovrebbe fare è di andare, diciamo, da un urologo. Perché? Perché quando si instaurano determinate sintomatologie, come quello di svegliarsi 4 volte a notte, significa che il nostro sistema urinario sta iniziando un pochettino a scompensarsi e quindi quando diciamo poi noi interveniamo chirurgicamente oppure farmacologicamente sarà sempre più difficile poi farlo tornare alla cosiddetta normalità, insomma svegliarsi 0 volte per andare in bagno. Ecco dottore, le faccio un'altra domanda sempre su questo argomento, visto che il signore ne ha parlato e da quanto così sentiamo è anche un problema piuttosto diffuso, le chiedo, è un passaggio diciamo fortunatamente, perché vuol dire che comunque uno va in là con gli anni, dove tutti gli uomini passano, ci sono anche uomini così che sono esentati da questo problema? Diciamo che purtroppo soffre di ingrossamento prostatico circa l'80% della popolazione dopo i 60 anni, 70 anni, quindi puoi immaginare che abbiamo una popolazione ben nutrita di persone. Ovviamente non tutti devono poi ricorrere all'intervento chirurgico, cioè nel senso molte persone con una semplice terapia farmacologica possono, ecco, come dire, avere una sintomatologia lieve e quindi diciamo possono anche evitare l'intervento chirurgico. Ecco, il dolore alla pancia secondo lei è correlato a questa problematica? Il dolore alla pancia sì, può derivare da 2 problemi fondamentali. Ovviamente io non l'ho visitato, quindi certo, quello che certo. Dico è, ha sempre, come dire, un minimo di beneficio dell'inventario, perché non è che lo... Però diciamo il dolore alla pancia può essere correlato sia dalla difficoltà ad urinare, sia dal fatto che la vescica rimane sempre un pochettino piena, sia un pochettino anche dall'infiammazione prostatica che ha quasi sicuramente una prostata grande e quindi tutto ciò gli può dare questa sintomatologia fastidiosa, insomma. Ecco dottore, prima di parlare di nuovo al per quanto riguarda il problema del pene curvo, l'ha chiamato, ecco, le chiedo questo, gli uomini appunto magari non hanno problemi di parlare con il medico di prostata e di cose simili, le chiedo se invece magari potrebbero avere problemi a parlare di un discorso come quello a cui le accennava, o comunque a problemi legati alla sessualità, c'è ancora una vergogna, magari le donne lo hanno meno, tutto sommato sono abituate da sempre ad andare dal ginecologo, le chiedo se gli uomini poi, retaggio di vecchie diciamo culture, educazioni, si vergognano un po', comunque hanno paura a esporre tante problematiche. Allora, quello che io dico frequentemente è che un pochettino i tempi stanno cambiando, cioè nel senso che anche se consideriamo soltanto 10 anni fa, per dire, ma stanno cambiando tanto, cioè nel senso che sta iniziando un pochettino a entrare nella mentalità italiana che anche l'uomo deve andare dall'urologo e dall'andrologo ad una certa età, non soltanto la donna che va dal ginecologo, e quindi sono un pochettino sempre più, diciamo, come dire, spinti ad aprirsi. E poi ovviamente sta anche nella bravura dello specialista un pochettino a instaurare, ecco, un giusto rapporto medico-paziente che poi permette, diciamo, al nostro paziente di, ecco, aprirsi trovando la chiave d'accesso, diciamo, alla sua
sessualità anche. Ecco, ho sentito dire proprio in una nostra trasmissione da un altro suo collega che un grande cambiamento, in negativo diciamo così, l'ha causato il fatto che non c'è più la cosiddetta visita di leva, no? Bene o male, prima i ragazzi a 18-19 anni erano costretti a fare la visita di leva, e se qualcuno aveva qualche problema visibile veniva visto e quindi curato. Adesso questo passaggio non c'è più, e magari tante persone, tanti uomini, tanti ragazzi attraverso anni della loro vita con delle problematiche che non hanno il coraggio così di dire. Non solo, perché la visita di leva, diciamo, era il primo baluardo di difesa nei confronti di una patologia abbastanza conosciuta, che è il varicocele, che è un reflusso di sangue verso il testicolo che, diciamo, se ovviamente non viene trattato chirurgicamente, poi porta all'infertilità. Ma il discorso è anche più profondo. Perché? Perché la visita di leva, così come anche le scuole, dovrebbero un pochettino, come dire, anche addestrare, ecco, i nostri giovani ragazzi a delle semplici manovre. Mi spiego meglio. Lei sa sicuramente che le donne vengono addestrate a palparsi il seno, la mammella, per trovare dei noduli, ecco, dei noduli mammari, cioè dei tumori mammari. Ecco, sembra strano, però purtroppo anche i nostri giovani devono imparare, quando fanno la doccia, ecco, purtroppo a toccare i testicoli. Perché? Perché il tumore testicolare è una patologia, oltretutto anche in lieve aumento, che però colpisce proprio i soggetti in un'età giovanissima, cioè colpisce dai 18 ai 35-40 anni, poi dopodiché diventa molto molto raro. Quindi tutto questo, purtroppo, non essendoci la visita di leva, non essendoci un'istruzione, o almeno purtroppo carente, ecco, senza ipocrisia, nelle scuole, spesso e volentieri anche i genitori non hanno come dire, un rapporto così diretto con i propri figli da poterli addestrare, ecco, diciamo, almeno in queste regole base, diciamo, dell'urologia. Purtroppo poi noi vediamo delle patologie sempre in uno stato più avanzato. Il varicocele, prima i colleghi che facevano la visita di leva lo vedevano a 18 anni, noi urologi spesso lo vediamo anche a 30 anni, e ovviamente quel varicocele ha fatto danni nell'arco del tempo. Oppure stessa cosa anche per i tumori testicolari, noi li vediamo quando diventano grandi, perché i ragazzi non sono abituati a fare questa semplicissima manovra. Quindi si sta allungando un pochettino l'età, ecco, in cui noi vediamo. Quindi c'è quasi un assurdo, no? Diciamo, in un'epoca in cui siamo tutti più disinibiti e più informati, in realtà ci sono meno mezzi obbligatori per far sì che uno venga comunque visitato. E allora, insomma, tutti i ragazzi la stanno ascoltando, seguono le sue parole, se vedono che c'è qualcosa che non va. Io le dirò di più, ecco, mi permetto di rubare un altro minuto. Dica. Ma ecco, io lavoro in un centro, diciamo, ecco, qui a Firenze, si chiama Centro Il Ponte, in cui ci sono anche dei sessuologi, e insieme ai sessuologi stiamo portando avanti un programma praticamente di informazione nei confronti, diciamo, soprattutto anche dei genitori, sia un programma di formazione dal punto di vista sessuale, sia un programma di formazione poi dal punto di vista proprio andrologico, in modo tale che i genitori possano poi, ecco, ovviamente poi gli psicologi in queste cose sono bravissimi, cioè insegnano anche, diciamo, ai genitori a poter trovare, come dire, il modo migliore per poter parlare con i propri figli, ecco, e spiegare determinate problematiche andrologiche, sessuologiche anche. Quindi è un progetto molto interessante, e faremo un altro progetto, questo ovviamente. Ecco, mi permetto di rubare un altro minuto, ringrazio il Rotary Firenze Nord, perché con il Rotary organizzeremo degli screening invece gratuiti proprio per i giovani, e diciamo più o meno la data è fissata intorno, ecco, alla prossima primavera. Screening gratuito per i nostri giovani ragazzi, per insegnare, ecco, l'autopalpazione del testicolo, per poter vedere delle patologie come il varicocele anche ad un'età più, ecco, come dire, giovanile. Quindi è un progetto molto interessante, ecco. Magari ne riparlerà quando sarà poi, più a ridosso dell'evento, mi sembra molto importante, perché si parla sempre di seno, giustamente, ma poco appunto degli uomini, no? Invece appunto tutti purtroppo siamo soggetti a determinate patologie. Allora, torniamo all'argomento centrale. Perché lei aveva fatto una domanda molto molto interessante, cioè lei aveva chiesto, dice, ma soltanto i ragazzi, persone oltre i 50 anni all'improvviso vedono il pene curvare, oppure ci si nasce anche con il pene curvo? Ecco, no, allora esistono delle persone che ad un'età potrebbe essere
40, 50, 60 anni sviluppano questa patologia che si chiama sindrome di Laperoni e hanno un incurvamento penieno. Invece purtroppo molti altri ragazzi invece nascono con questa, purtroppo dobbiamo utilizzare un termine anche un po' forte, però è una deformità del pene, e quindi poi ecco, si rivolgono ovviamente a noi urologi e andrologi per permettere con un raddrizzamento dell'asta peniena e quindi poter avere i primi rapporti sessuali. Ovviamente, come lei può ben capire, dietro c'è anche tutto quanto un retroscena anche di tipo psicologico, anche come il ragazzino giovane di 15-16 anni può sentire questa propria deformità nei primi rapporti, soprattutto con le sue compagne, con le prime ragazzine, insomma. E anche quando si accorge di avere una cosa del genere, mi immagino che sia molto problematico anche rapportarsi con gli altri in una palestra, in un mostrarsi, non so se si vede, se si veda sempre questa deformità o deformazione, diciamo, o meno. Allora, comunque magari vede gli altri che sono un po' diversi, certo, non allora, lo so. Diciamo che generalmente, ecco, in condizioni di flaccidità peniena non si vede niente. Generalmente si vede, è difficile poterlo apprezzare. Fortunatamente, ecco, diciamo soltanto in erezione invece si vede, diciamo, la, come dire, la vera deformità del pene. Infatti noi durante le visite che facciamo eseguiamo un'ecografia un po' particolare che permette, diciamo, l'erezione del pene e quindi la valutazione prima dell'intervento chirurgico della deformità peniena, dell'angolo di curvatura penieno. Ecco, in che percentuale incide sulla popolazione questo problema? Allora, immagino non sia molto diffuso. Il discorso è questo: parlare di percentuali nell'ambito andrologico non è sempre così facile. Perché? Perché molte persone non giungono alla nostra visita. Questo perché qualcuno ha una deformità peniena, una curvatura che non è molto accentuata, quindi alla fine ci convive con la patologia, casomai non lo dirà mai a nessuno in tutta la vita. Spesso e volentieri i casi che noi vediamo più frequentemente in ambulatorio sono dei casi in cui la deformità inizia a essere, ecco, realmente importante, e quindi diciamo che, ecco, è difficile fare una stima, però è una patologia che non è così rara come si può pensare. Ecco. E da cosa deriva? Va bene, sarà adulta, questa è un'altra domanda molto importante. Perché? Perché un messaggio che voglio lanciare su questa patologia è che al momento, non perché lo dico io, il dottor della Camera, ma perché lo dicono le linee guida europee, non esiste una vera e propria terapia medica alla patologia. Questo perché in anni, da quando Laperoni, ecco, ha scoperto la causa di questa patologia, fondamentalmente ancora non abbiamo ben capito come poi si sviluppa da un punto di vista molecolare, medico e biologico, la patologia. Quindi non esiste una terapia medica, e tutte quelle terapie mediche che spesso, ecco, proponevano, diciamo, dei colleghi forse di età anche un po' più avanzata. Ecco, la foto che hai detto di me non so se è indice, cosa fosse. No, le spiego, questa è una foto che spesso anche noi urologi e andrologi, spesso noi siamo anche un po' burloni anche per l'argomento che trattiamo, mostriamo nei nostri congressi, per dare un'idea, ecco, del pene, funziona, diciamo, della curvatura peniena. Ma può essere anche torto il laterale? Può essere anche torto molto di più da come lo vede, diciamo, da come vede questa. Non capivo se fosse una palestra, se fosse una mezzaluna. No, lo può vedere anche molto torto. Addirittura ci sono delle curvature che noi, ecco, definiamo a manico d'ombrello, cioè sono delle curvature in cui il pene praticamente, ecco, una curvatura anche maggiore di 180 gradi, quindi può immaginare, cioè torna praticamente indietro il pene, insomma. E quindi queste persone alle volte possono anche avere difficoltà praticamente anche nella minzione. Perché? Perché per curvature molto elevate spesso è difficile praticamente anche la minzione, e si vede anche in flaccidità, come diceva lei precedentemente. Però parliamo di curvature veramente molto elevate che fortunatamente non sono così frequenti. Ecco, non si può neanche sapere a questo punto, visto che gli uomini che hanno questo problema magari sono restii ad andare dal medico e dall'andrologo, non si può parlare neanche di ereditarietà, perché non lo sapete. Ecco, no, quello che si pensa oggi è che ci sia una qualche ereditarietà della patologia, cioè nel senso che se uno chiede ad un soggetto che ha una IPP, si chiama indurazio penis plastica o pene curvo, se uno chiede ad un soggetto con un pene curvo se il padre o il nonno aveva quella patologia, spesso si scoprono cose interessanti, cioè si scopre una sorta, come dire, di continuum della patologia, diciamo, nell'albero genealogico.
Però purtroppo, ecco, noi non abbiamo delle, diciamo, delle evidenze scientifiche per quanto riguarda la causa dell'incurvamento di questo pene. Sappiamo che è dovuto ad una patologia, ma non sappiamo come avviene poi. Ecco, però si può, ecco, dobbiamo dire curare, subito, si può curare poi. Ecco. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, buonasera, chiamo da Firenze. Signora, oggi è un argomento molto particolare, però voi potete chiamare per qualunque cosa desideriate, ovviamente inerente all'andrologia e l'urologia. Dica. Senta, mio marito, che ha 60 anni, da un po' di tempo soffre di incontinenza. Come si può rimediare? Aspetta, faccio... Ecco, qui abbiamo bisogno di qualche domanda. Allora, ma suo marito ha fatto qualche intervento alla prostata per caso? Signora, glielo ripeto io che sono vicina, suo marito ha fatto qualche intervento alla prostata per caso? Sì, un po' di tempo fa. Sì. Un intervento per tumore prostatico? Intervento per tumore prostatico? Sì. 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 Ecco, allora signora, non mandiamo davanti al televisore perché lo sa cosa c'è che col discorso del digitale, la voce arriva più tardi, quindi le persone. Signora, vada davanti al televisore a sentire la risposta, va bene? Grazie, buona giornata. Grazie. Grazie. Incontinenza urinaria. Allora, purtroppo l'incontinenza urinaria è una, diciamo, delle complicanze dell'intervento chirurgico di prostatectomia, cioè di asportazione totale. Attenzione, voglio sottolineare, asportazione totale della prostata per carcinoma, per tumore maligno di prostata. L'incontinenza, così come la disfunzione erettile, è una, diciamo, delle complicanze. Ho sottolineato per tumore perché molte persone pensano che l'intervento invece disostruttivo, cioè l'intervento che doveva fare, ecco, per i nostri telespettatori, il primo signore che ci ha chiamato oggi pomeriggio, quindi un intervento per ridurre la prostata e per urinare meglio, quello non causa incontinenza. Allora, vi dicevo, per quanto riguarda il marito della signora, ecco, la prima cosa che c'è da fare è iniziare una terapia, ecco, iniziare, come stavo dicendo, una cosiddetta ginnastica perineale, cioè nel senso sono degli esercizi, si chiamano esercizi di Kegel, in cui sono degli esercizi in cui noi andiamo a fortificare tutti quanti i muscoli che servono per la contenzione delle urine. Ovviamente esiste anche una terapia farmacologica da associare alla ginnastica che dicevo precedentemente, però ovviamente i benefici di questa ginnastica pelvica noi non li possiamo vedere nell'arco di 1 o 2 mesi, perché lei sa benissimo, quando noi andiamo in palestra, non il sottoscritto, ma comunque quando noi andiamo in palestra anche io, per migliorare il nostro fisico o quant'altro, ecco, non è che noi da un mese ad un diciamo altro... Diciamo che non abbiamo bisogno, via, diciamo. Diciamo così, ma comunque, quando andiamo in palestra, ecco, noi per migliorare il nostro fisico non è che andiamo un mese in palestra e il secondo mese abbiamo già un fisico perfetto da fotomodelli, no, ci serve 2, 3 mesi, 7, 8 mesi, ecco, questa è la stessa cosa, cioè questi esercizi danno miglioramenti ma non a breve raggio. La posso interrompere un attimo perché c'è una persona in linea? Giusto un'altra cosa, sì, aspetti, sì, non sì. Me ne voglia. Aspetti, signora o signore? Ovviamente nei casi più gravi esiste anche un intervento chirurgico per risolvere questo discorso. Pronto? Sì? Buonasera signora, da dove chiama? Da Firenze. Dica velocemente, il tempo sta per terminare, qual è il problema, mi immagino, di suo marito o di suo figlio, non lo so. Sì, volevo domandare se il problema del pene ricurvo si limita al pene ricurvo verso il basso oppure anche al pene ricurvo verso di lato oppure al pene ricurvo verso all'insù, cioè che gira all'insù. Sì, infatti l'avevo detto anch'io, perché quello che avevo sulla testa andava all'ingiù, invece abbiamo scoperto, probabilmente scopriremo adesso. Signora, c'è qualcuno che ne soffre nella sua famiglia o soltanto una domanda? Sì, è una cosa che ho visto e quindi volevo sapere meglio. Va bene, grazie signora, non indaghiamo molto perché giustamente poi c'è la privacy. C'è la privacy. Io sono curiosa, capito? Allora... Allora no, cioè nel senso che ha ragione la signora, tutti quanti i ricurvamenti, cioè di lato, a sinistra, a destra, verso l'alto, verso il basso, tutti quanti entrano a far parte del pene curvo, che sia un pene curvo congenito, se uno c'è nato, oppure se l'ha sviluppato dopo, sindrome di Laperoni, quindi una patologia. Ovviamente l'intervento chirurgico è consigliato allorquando ovviamente il soggetto in questione ha difficoltà nello svolgere i rapporti sessuali. Bene, dottore, abbiamo terminato, vede, c'è stata anche la domanda legata all'argomento che magari è meno diffuso del discorso dell'incontinenza urinaria che può appunto derivare da molteplici motivi, è un argomento delicato che porta
può portare anche a problematiche di ordine psicologico, quindi è giusto parlarne. Però il messaggio più importante che vi ha dato il dottor della Camera, al di là ovviamente delle sue indicazioni mediche, è quello di andare, se vedete qualcosa che non va, non in maniera specifica per quanto riguarda l'argomento trattato, ma in generale da un andrologo, da un urologo, anzi in questo caso, perché abbiamo saputo appunto che adesso sono gli urologi che si occupano di tutto, senza remore, insomma, perché tutti abbiamo problemi, chi in un modo chi nell'altro, e insomma, anzi, meno male esistete. Allora, a presto, potete rivedere questa trasmissione questa sera alle ore 19 sul canale 77, e perché alle 7:30 che vedete stasera il dottor Norcia dopo la pubblicità. E adesso in diretta, tra poco.